never been and I've never wanted to be a career politician. My aim in being in politics was to get Britain out of the European Union. That is what we voted for in that referendum uh, two weeks ago uh, and that is why I now feel that I've done my bit, that I couldn't possibly achieve more than, that, than we managed to get in that referendum and so I feel it's right that I should now stand aside as leader of UKIP. Buongiorno, benvenuti a questa videoanalisi del 4 luglio. Venerdì scorso avevo mostrato una videoanalisi titolo Colpo di scena. Avevo mostrato il momento in cui Boris Johnson, uno dei leader della campagna pro Brexit, che praticamente diceva che "that person cannot be me", non sarò io la persona a condurre i negoziati, il futuro primo ministro che condurrà i negoziati appunto per tutto quello che far scattare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, dove partirà ufficialmente il divorzio tra Regno Unito e la Comunità Europea. Non sarò io, ma lì si parlava, si pensa che sia stata una pugnalata alle spalle di Gov, il ministro della Giustizia, Cameron che già aveva tradito il Primo Ministro Cameron, il quale ha dato le dimissioni, Johnson, dato le dimissioni, dimissioni più che altro ha detto "Non sarò io a guidare il eh, Regno Unito nel negoziato con i 27 paesi a cominciare dalla comunità europea e oggi, questa mattina, avete visto Nigel Farage, l'altro grande esponente leader che, quello che vi ho fatto vedere giorni fa, aveva ritrattato praticamente uno dei punti più importanti della campagna pro Brexit ha detto che praticamente non era mia intenzione fare politica, sono, ho cominciato questa carriera con l'unico scopo, quello di portare l'Inghilterra e il Regno Unito fuori dalla Unione Europea, ci sono riuscito e adesso a questo punto vi saluto e me ne vado. Questo è praticamente il messaggio di Farage. Quindi un altro leader, un altro pezzo grosso di tutto questo Brexit esce di scena. No, no, parole, non ci sono parole per quello che stiamo assistendo in Regno Unito, per questo Brexit. Il che rende ancora più incerta la situazione e Gov vedremo se avrà la strada spianata a portare avanti la sua ambiziosa carriera politica. Prima di cominciare la videoanalisi, eccola qua, non è che l'ho messa da parte e mi sono dimenticato, anzi eccola qui, la bellissima maglietta dell'Italia. Voglio andare controcorrente e dire grazie Pellè e grazie Zaza, davvero mi è sembrato ingeneroso tutto quello che è stato scritto, fatto vedere i video, le parodie, perché se solo i due giocatori avessero messo dentro quei rigori, avessero fatto gol, le stesse... Con la stessa um, eh, lo scavetto che ha fatto vedere praticamente per il balletto di Zaza, se invece, se invece avessero fatto il gol sarebbero stati ovviamente eh, oma, eh, messi su un piedistallo, eroi, eh, probabilmente anche fatto delle parodie per che prende in giro Neuer prima di battere il rigore e lo segna. Insomma, anche i tifosi come i trader sono altamente volatili, si può passare da un meno 10 a più 10, anzi direi come i titoli bancari in questo momento italiani, sono molto volatili, non dimentichiamoci che ciò che è stato fatto da questa strepitosa nazionale a partire dal suo condottiero, ovvero Conte, che ha detto per il momento... È una, un rivederci più che addio. È eh, di, stato detto oramai di tutto su questa nazionale. Una cosa sola, consentitemi di dirla. Eh, mi ricordo benissimo la prima conferenza stampa di Conte in cui, insediato come commissario tecnico della nazionale italiana, disse: eh, Secondo me questa è la più grande vittoria che praticamente chi doveva giocare in nazionale dovranno praticamente aspirare a indossare questa maglia azzurra perché ultimamente sapete benissimo questi calciatori strapagati che sono diventati oramai dei divi del cinema sembra quasi che dobbiamo ringraziarli che giocano per l'Italia invece con Conte finalmente abbiamo visto dei ragazzi che sudano per la maglia si sono impegnati a mille, hanno sbagliato i rigori come Pellè e Zazza va benissimo, grazie, 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 grazie quindi questa secondo me è già la più grande vittoria che ha ottenuto mister Conte Bene, allora vogliamo guardare un po' di grafici dopo Farage e l'Italia che è stata fuori dall'euro, bello di, diciamo, visto che non si può dire ufficialmente a livello politico-economico, ma fuori dall'euro, per chi, insomma, tutti quelli che vogliono l'Italia fuori dall'euro lo possono dire a gran voce in questo momento per quanto riguarda il discorso calcistico. Discorso Forex, oggi Independence Day, quindi... Non c'è Wall Street, mercati americani chiusi festeggiano il giorno dell'indipendenza. Probabilmente i volumi saranno inferiori e fate attenzione con volumi bassi significa che ci sono pochi operatori, l'ho già detto nella videoanalisi intermarket, e potrebbero esserci dei movimenti improvvisi perché pochi operatori significa anche eh, pochi volumi significa pochi operatori. Quei pochi che ci sono si divertono, tra virgolette, così come dicevo nella videoanalisi intermarket oggi: a spostare, a far a manovrare in qualche modo il mercato. Vedendo delle oscillazioni, strappi, rialzo al ribasso. Comunque la situazione è qual è? Abbiamo l'euro dollaro che ha confermato questa impostazione al rialzo con la candela verde dello scorso 30 giugno. E su supporto oramai 1 e 10, ci siamo lasciati venerdì scorso con la possibile candela rossa e chi nasce del dollaro franco svizzero. Il cambio con cui è correlato inversamente, se sale uno scende l'altro, per avere conferma di questa impostazione al rialzo. Andiamo a vedere se, alla fine, venerdì scorso ha confermato o meno questa impostazione, ed eccola qui. Vedete candela rossa sulla resistenza, in questo caso 0,9806. Vi invito a venire sul mio sito. Per oltre a registrarvi per ricevere questa video analisi via email, ma anche per seguire il servizio FX Aikinashi Multiday tutti i giorni. Un servizio unico in Italia, formazione applicata tutti i giorni a casi concreti di vita reale di trading. Rimando un video nel pomeriggio, di circa 20 minuti, in cui spiego come applicare questa strategia con le candele Aikinashi. Multiday sul forex è stato analizzato anche nella videoanalisi forex questa possibilità dollaro contro franco svizzero e 0,98 e vedete un livello che recentemente il mercato ha più volte. Metto magari in primo piano, lo vedete meglio anche da questa rappresentazione. È lì che a più volte è stato qui come resistenza. Una volta superato nell'analisi tecnica, la resistenza superata diventa supporto e viceversa. Qui, una volta che ha bucato il livello 0,98, c'è stato poi lo sprint rialzista e guardate, guarda caso dove poi si è andato ad appoggiare il rientro e da dove poi è rimbalzato a sua volta. Qui non c'è molto di interessante questo supporto, qui resistenza resistenza e ancora una volta 0,98, 0,96, 0,98, 0,6 per quanto riguarda il dollaro franco svizzero, quindi va a fare coppia con l'impostazione al rialzo dell'euro contro dollaro, perché qui USD è davanti, quindi un indebolimento della moneta usa porta ad un abbassamento, ad un calo del cross. USDCHF, l'altro cambio con cui è correlato inversamente, ma che in questo momento sta seguendo più le evoluzioni, le dinamiche dei mercati azionari per la correlazione intermarket tra mercati, correlazioni, e correlazioni, è il dollaro-yen. Questa notte c'è stato qui, già praticamente insieme all'euro-dollaro, ha invertito, ma qui, ripeto, sta seguendo soprattutto le dinamiche dell'andamento del. Dei mercati del Wall Street quando, quando dico azionario intendo Wall Street e l'indice Nikkei di Tokyo. Eh, gli ufficiali della Banca Centrale del Giappone, mini governo, hanno ufficialmente detto che non sono stati fatti degli interventi nei giorni scorsi. Quindi quei 200 pips in un minuto che si sono visti il giorno dopo il referendum Brexit, per il momento hanno detto non siamo stati noi, hanno messo le mani dietro, non centriamo nulla. Certo è vedere un era sceso praticamente fino a 99 in un minuto vedere il grafico al minuto, pam, salì di 200 pips fino a 101, lascia qualche dubbio, ufficialmente no, dicono che non sono stati loro, però, insomma, comunque da monitorare con attenzione, quindi probabilmente 100, quota 199, come livelli dove potrebbe nuovamente intervenire la Banca del Giappone, se non la Banca del Giappone, qualcuno vicino alla Banca del Giappone, diciamo così, va, visto che ufficialmente non è stato dichiarato un intervento. Dollaro-yen che quindi resta in questa impostazione, nel gruppo FX e kinashi che tra altre cose c'è anche una pagina su Facebook, abbiamo, ho creato un gruppo per creare una maggiore interazione, vedetelo qui, questo il gruppo eh, lo trovate FX Multiday o comunque venite sul mio profilo e vi do io il riferimento, siamo arrivati quasi a 800, si è creata davvero una bellissima interazione tra i partecipanti a questo gruppo e dicevo attenzione perché c'era il solito discorso 2 su 3 per esempio. Che, grazie adesso al dollaro franco svizzero, la situazione si vede su franco svizzero contro yen, quindi praticamente questo, adesso franco svizzero contro yen potrebbe salire uno perché lui è sul supporto. 2 perché potrebbe seguire il movimento del dollaro yen perché lui è conseguenza della quotazione tra dollaro yen e dollaro contro franco svizzero e ultimamente adesso con questa conferma da parte del dollaro franco svizzero che dice questa candela rossa su resistenza cosa ci dice che il dollaro potrebbe scendere a favore del franco svizzero e quindi siccome CHF qui passa davanti a USD CHF era qui adesso passa avanti significa che potrebbe salire 2 su 3 ma non vuol dire 100% garanzia di successo aumentano le probabilità a vostro favore solo per questo motivo così come anche CDN, lo stesso discorso è sul supporto potrebbe salire idem dollaro yen potrebbe beneficiare del movimento a rialzo dollaro yen che a sua volta è su un supporto e usd cad è sulla rispondente che abbiamo visto sul dollaro franco svizzero qui lo vediamo su dollaro contro il canadese al ribasso e qui ha già preso devo dire un movimento interessante attenzione all'australiano perché questa notte c'è il meeting della banca centrale australiana, non sono attese novità, vedremo, i dati macroeconomici confermano il fatto che, a tagliare ancora perché quest'anno c'è stato il taglio a sorpresa della banca centrale australiana dal 2% all'1,75%, portò a quel crollo che se facciamo un zoom più alto vedete il crollo che c'è stato, ha aumentato poi, eh, potenziato diciamo questo crollo in base a quello che è stato il taglio dei tassi di interesse Audi, Taglio interesse Audi, che poi vedete da qui è cambiato il mood, l'orientamento della Banca centrale australiana, la quale ha detto saremmo, vorremmo vedere un nostro dollaro australiano perdere terreno nei confronti della moneta USA per favorire le esportazioni. Però i dati macroeconomici sono tali che, insomma, sembrerebbe un po' un controsenso tagliare in questo momento. Vedremo se la banca centrale australiana userà la scusa, tra virgolette, del Brexit per dire temiamo delle ripercussioni Brexit sulla nostra economia. E quindi lanceranno dei messaggi tali che potrebbero far venire giù l'australiano. Perché, guardate, e lo dico anche durante il servizio di FX e Kinashi Multiday, guardate tutto il contesto, non guardate solo un grafico, le Kinashi, supporti e resistenze. Perché è ovvio, questa candela rossa, questo movimento a ribasso, è stato dettato dalla speculazione Brexit, post Brexit, vittoria del referendum, sì, al Leave. E una volta smaltito l'effetto Brexit, sta riprendendo quello che è il movimento a rialzo preso dalla candela verde su supporto 0,7186. Ora l'ultimo elemento che potrebbe effettivamente cambiare il trend, qui io aspetto la conferma, la rottura di questa resistenza 0,7544, il livello lo vedete scritto qui a sinistra, potrebbe essere la Banca Centrale Australiana che praticamente non fa nulla, non dà indicazioni su un possibile taglio o qualsiasi notizia che potrebbe far pensare ad una manovra espansiva della Banca Centrale Australiana, quindi potrebbe effettivamente riprendere il discorso rialzista che si era interrotto qui con questa candela rossa del 24 giugno, giorno dopo il referendum. E attenzione perché l'australiano segue anche una commodity currency, segue di pari passo l'andamento del petrolio, petrolio che vedo su un altro monitor in questo momento sotto i 50, ma che sta bussando rialzo USD CAD che è correlato inversamente col petrolio abbiamo visto che invece è al ribasso, quindi un'impostazione grafica globale che fa pensare ad un australiano che andrà a rompere quella eh, resistenza Brexit, chiamiamola resistenza Brexit e da lì tornare e vedremo se il prossimo livello da monitorare graficamente è 0,78 e 0,1 ma... Sempre che appare una candela rossa, così come è successo lo scorso 22 aprile, altrimenti semaforo verde, strada tutta all'insù, a nord del grafico, e non invito a speculare al ribasso quando c'è un'impostazione così. Bene, per oggi è tutto. Ancora grazie, Italia, grazie Conte, grazie Pellè, grazie Zaza, grazie a tutti i 23 protagonisti di questa. Bellissima esperienza italiana dove non ci aspettavamo sinceramente di vivere un'emozione così a questo europeo e invece è stato bellissimo. Grazie lo stesso, grazie a voi che mi avete seguito, buona giornata e buon trading a tutti.